Signori, buona serata a tutti. Ci fa piacere reinaugurare questo nuovo anno di studi, che ci auguriamo essere sempre più, come si dice, cioè più impegnato. Spero che abbiate trascorso una buona estate e siamo pronti a ricominciare. Chi di voi legge pagine ebraiche? Penso tutti. Vedo che qui c'è un numero importante di pagine ebraiche, facciamo vedere ai lettori, anche a coloro che ci seguono in differita, così facciamo una buona reclama a questo giornale. Sono stato incaricato di tenere una rubrica mensile e ho dedicato l'articolo dell'ultimo numero a quello che sarà il tema della giornata, della lezione di oggi. Voi sapete che sta terminando l'anno sabbatico. Un anno ogni sette, la Torah ci impone in Eretz Israel di assoggettarci a determinate regole per quanto riguarda le coltivazioni e i prodotti agricoli e anche la commercializzazione dei medesimi, ma c'è un altro aspetto dell'anno sabbatico che vale anche fuori da Israele, in questo caso, perlomeno per disposizione rabbinica. Adesso non entro in tutti i dettagli, fatto sta che la cosa ci vincola anche qui, ed è la Shmitat Kesafim. Con la parola Shemitah di solito definiamo l'anno sabbatico, ma la Shemitah è una parola Shemitah è usata nella Torah nel capitolo 15 di Devarim, non a proposito delle regole agricole del medesimo, bensì a proposito della remissione dei debiti. Vi ho preparato come al solito una sequela di fonti che in parte riprendono il tema dell'articolo, dove ho trattato l'argomento diciamo in un senso più filosofico generale. Molte di queste fonti in realtà costituiscono un approfondimento dell'argomento dal punto di vista alafico. Per cui, se siete d'accordo, io comincerei una disamina di queste fonti in maniera tale da avere un minimo di ordine nel tema e poi insomma fare i conti con tutto il percorso. Il primo paragrafo introduce l'argomento partendo da quegli stessi versetti di Devarim cui ho appena accennato, e dice: è un obbligo positivo della Torah, una mitzvah a sé, rimettere i debiti del prossimo quando? All'arrivo di Rosh Hashanah dell'ottavo anno. La remissione dei debiti, cioè il principio per cui un debito in atto non deve essere più riscosso sostanzialmente, è un principio alachico dell'anno sabbatico, dicevo, accanto alle regole agricole. La domanda è: in quale momento dell'anno sabbatico, anche fuori da Israele, lo ripeto, ha luogo la Shmitat Kesafim, cioè la remissione dei debiti? È una discussione fra i nostri chachamim. La Torah dice Miketz Sheva Shanim Ta'aseh Shmitah, all'estremità letteralmente dell'anno sabbatico farai la remissione. C'è una discussione per se per estremità si intende l'inizio dell'anno oppure la fine dell'anno, e la maggior parte dei poskim ritiene che la parola ketz usata qui nella Torah vada interpretata alla lettera, significa fine, e quindi la Shmitat Kesafim ha luogo alla fine dell'anno sabbatico. Nel nostro caso domenica, non questa domenica c'è la giornata della cultura ebraica, è sufficientemente impegnata. La domenica successiva, vigilia di Rosh Hashanah, nel momento in cui tramonta il sole di quel giorno, scatta la remissione dei debiti. Per cui, se non adottiamo determinati accorgimenti che vedremo, non abbiamo più diritto di chiedere indietro la restituzione di soldi che abbiamo prestato. Qual è la disposizione della Torah? Lo vediamo. Al termine di ogni settennio concederai la remissione, la Shemitah. Ogni creditore rimetterà ciò che verrà prestato al suo prossimo. Il verso dice: non costringerà al pagamento né il suo prossimo né il suo fratello, perché è stata proclamata la remissione per Hashem. La remissione quindi scatta all'arrivo di Rosh Hashanah, di quello che chiamiamo per comodità l'ottavo anno, cioè il primo anno del nuovo settennio, in pratica fra 10 giorni. Qual è la conseguenza di tutto questo? Adesso lo vedremo. Intanto, punto 2, che per tutto il corso del settimo anno i debiti sono ancora
esigibili, perché abbiamo studiato adesso che la remissione avviene soltanto alla fine dell'anno. Quindi per il momento non è successo niente. Se uno ha dei crediti, evidentemente può ancora esigerli. Prima di capire come si fa ad ovviare questo problema, la domanda è anzitutto: quali sono i debiti soggetti a questa normativa? I debiti possono essere di tanti tipi. Innanzitutto riferiti all'oggetto del debito, che non necessariamente a priori potrebbe essere il denaro. Vedremo più avanti che si possono prestare cibi, per esempio, o che si possono prestare oggetti, indumenti e cose varie. Quali sono i debiti soggetti alla remissione? Anzitutto, punto 3, solo il debito generato da un prestito è soggetto alla remissione. Il credito di un negoziante per una merce venduta sulla parola, per esempio, non rientra nell'obbligo di remissione perché è una prassi ordinaria di compravendita. Per esempio, vado dal panettiere, come penso che molti di noi facciano, perché Baruch Hashem abbiamo anche un panettiere molto condiscendente da questo punto di vista, e la signora prende nota che io ho comprato 3 chalot, va bene, alla fine del mese poi la pago, per modo di dire, sulla parola. Questo non rientra nell'obbligo di remissione, non è un debito generato da un prestito, è semplicemente una prassi ordinaria di compravendita. Molti negozianti effettivamente, soprattutto ovviamente con i clienti abituali e fedeli, fanno così. A meno che non dichiari esplicitamente che la cifra è lasciata al cliente a titolo di prestito da restituire, cioè se il negoziante dice al cliente: va bene, non pagarmi subito, considerali come dei soldi che io ti ho prestato in questo momento e poi me li restituirai. Se viene adoperata un'espressione di questo genere, allora si rientra nella regola della remissione dell'anno sabbatico. Altrimenti, evidentemente, non c'è nessun problema da parte del negoziante di esigere questi soldi anche in futuro. Punto 4. Solo il debito di cui si pretende la restituzione immediata è soggetto alla remissione, cioè il debito scaduto, in altre parole. Invece, il credito del grossista, qui non parliamo più di rapporto fra negoziante e cliente, ma parliamo invece del rapporto fra grossista e negoziante, il credito del grossista che accetta di essere pagato dal negoziante dopo 2 o 3 mesi, ovvero in seguito all'accumulo di una somma consistente specificata, non rientra nell'obbligo di remissione. Quindi anche questo evidentemente non può essere discusso successivamente, perché è un debito aperto, diciamo così, non ha un tempo fisso già stabilito entro il quale deve essere saldato. È un debito evidentemente che attende di accumulare una certa cifra oppure un certo tempo, ma per il quale non è ancora avvenuta la scadenza. Se invece però la scadenza intercorre prima di Rosh Hashanah dell'ottavo anno, il debito viene rimesso e quindi entrano in gioco gli accorgimenti di cui parleremo dopo. Perché? Perché se il debito scade entro Rosh Hashanah dell'ottavo anno, quindi nel nostro caso entro 10 giorni, è considerato a questo punto un debito scaduto di cui si pretende la restituzione immediata ed è soggetto alla remissione. Punto 5. Il debito ratificato da un documento, che in ebraico si chiama shtar, è soggetto all'obbligo di remissione, mentre quello ratificato dalla consegna di un pegno no. Qual è la differenza? Lo vedremo fra un attimo. Mi limito per il momento a dire che il pagamento tramite assegno è considerato debito soggetto all'obbligo di remissione, perché l'assegno personale o circolare che sia
ha infatti lo status giuridico di Starchov, cioè di attestato di debito, e non di Mashkon, ovvero in italiano pegno. Qual è la differenza? Lo spieghiamo subito. Qual è il caso del pegno? Il caso in cui io prendo dal mio creditore, dal mio debitore, scusate, prendo dal mio debitore un oggetto in cambio dei soldi che mi deve, un oggetto che evidentemente ha un suo valore, presumibilmente che rappresenta un controvalore rispetto alla cifra che mi deve, e gli dico: se tu non mi paghi il tuo debito entro un certo giorno, quello che è, il pegno resta a me al suo posto. Il pegno ha un valore e è considerato riscosso dal creditore nel momento della consegna. Mettendoci le mani sopra e tenendoselo momentaneamente per sé, lui sa che se non vede indietro i soldi ha già in mano un controvalore da parte del debitore, va bene? E quindi, una volta riscosso il pegno, evidentemente, in un certo senso la partita è considerata chiusa. L'assegno, viceversa, è un pezzo di carta, è semplicemente un'autorizzazione data all'altra persona di attingere ai nostri conti in banca per la cifra che gli dobbiamo, evidentemente. In sé per sé il pezzo di carta non ha alcun valore, a differenza del pegno che è un valore certo, e non è già considerato riscosso dal creditore nel momento della consegna. Quando noi consegniamo un assegno alla persona a cui dobbiamo dei soldi, con questo noi non gli abbiamo già dato alcun valore, gli abbiamo dato semplicemente, dicevo, una autorizzazione a prelevare in un secondo momento dal nostro conto in banca. Questo significa che l'assegno è a tutti gli effetti da considerarsi come un debito ratificato da un documento, semplicemente. In pratica, se giunge Rosh Hashanah dell'ottavo anno prima che l'assegno sia stato riscosso, non è più illecito riscuoterlo successivamente, cioè il pagamento tramite assegno si configura come un prestito che viene rimesso al momento del Rosh Hashanah dell'ottavo anno, e dopodiché non è più lecito riscuoterlo successivamente. Dobbiamo tenere presente questa situazione in funzione degli accomodamenti di cui parleremo dopo. Scusa, in caso eventuale, anche se non è legale ma si fa sempre, di un assegno postdatato, che ci sia una scadenza successiva a Rosh Hashanah? Comunque si instaura un debito, evidentemente, sì, anche se la scadenza è successiva. Anche gli strumenti finanziari, tipo gli obbligazioni, quelli hanno. E lì è un argomento superiore. Quello sono argomenti effettivamente molto complessi. Io qui mi limito, diciamo, ad una disamina delle situazioni più concrete. Comunque, questo per dire che in ogni caso. Una promessa di pagamento è un debito e come tale soggetta alle norme della remissione che devono in qualche modo pongono un problema a questo punto, e poi vedremo di quale problema si tratta. Punto 6. Se prima di Rosh Hashanah viene stabilita la data di scadenza dopo Rosh Hashanah, cioè se oggi io stabilisco con una persona a cui presto dei soldi che mi deve dei determinati soldi solo dopo che sarà trascorso Rosh Hashanah, il debito non è soggetto alla remissione e può ancora essere riscosso senza accorgimenti. Pertanto, se il debito è stato contratto durante il mese di Elul, l'ultimo mese dell'anno in cui ci troviamo adesso, durante il mese di Elul del settimo anno, non viene rimesso, non c'è problema con questo debito. Perché? Perché si parte dal presupposto che siano concessi al debitore non meno di 30 giorni per la restituzione. Questa è la presunzione legale della Halakha. Anche se non è stata stabilita alcuna data, questa non sarà comunque inferiore a 30 giorni. E i 30 giorni scadono comunque dopo Rosh Hashanah, dato che siamo già nell'ultimo mese dell'anno.
Fin qui quello che riguarda prestiti di denaro. Ho accennato prima all'eventualità di prestiti di cibarie. Per esempio, fra massaie, fra donne di casa, si prestano il cibo. Rientrano o non rientrano nella regola della remissione? La regola è che sì, rientrano nella regola della remissione, perché il prestito di cibo è molto simile al prestito denaro, e fra un attimo vedremo in che modo. E in questo caso rientrano nella regola della remissione anche se effettuati pochi giorni prima di Rosh Hashanah, perché l'uso in questi casi è di restituire il cibo prestato nell'arco di un giorno o due al massimo, ed è considerato pertanto debito che scade prima di Rosh Hashanah. È considerato un debito alla stregua di quello di cui abbiamo parlato al punto 4, cioè un debito di cui si pretende la restituzione immediata e comunque prima di Rosh Hashanah, prima che scada la remissione. E quindi rientrano nella medesima regola. La regola della remissione, punto 8, non vale invece nel caso del prestito di oggetti. Per quale motivo? Notate che in ebraico esistono due termini diversi per indicare questi due tipi di prestito. Quando parliamo di prestito di oggetti o di denaro, parliamo di halva'a. Quando si parla invece di prestito di oggetti, si parla di hash'ala. C'è una differenza linguistica alla base della quale corrisponde una distinzione di carattere alachico. Qual è questa distinzione? Ed è una distinzione che ha un suo valore a proposito del tema di cui parliamo oggi, che nel caso di un oggetto noi siamo poi chiamati a restituire l'oggetto stesso che abbiamo adoperato. Nel caso di denaro e di cibo noi non restituiamo la stessa moneta e non restituiamo la stessa pagnotta, e quindi c'è una differenza da questo punto di vista. La differenza è che la regola della remissione non vale nel caso del prestito di oggetti in cui viene restituito lo stesso utensile prestato e non un suo equivalente, per cui è considerato alla stregua di un deposito, quello che si chiama in ebraico piccadon, e non di un prestito, a differenza del prestito di denaro e di cibo. È considerato semplicemente un deposito, cioè è come se io avessi assegnato questo oggetto mio in custodia ad un'altra persona, la quale me lo deve restituire, ma non è un prestito tipo quello di denaro, che viene fatto con l'idea di aiutare, adesso poi vedremo i dettagli, una persona in difficoltà che poi in un secondo momento è chiamato a restituire una cifra equivalente. Il deposito, evidentemente, il deposito di un oggetto ha un'altra filosofia. E se questo oggetto è un bene fungibile, per cui tu puoi restituire non quello, ma uno identico, caso di un libro, ipotesi, in linea di massima? Beh, nel caso di un libro si parte dal presupposto che anche lì uno restituisca lo stesso libro. Se il libro va perduto, poi magari... Ecco, lì è diverso dal prestito di denaro. È una cosa completamente diversa. Pertanto i soci di un negozio o di un'azienda non devono preoccuparsi di redigere uno shtar o sbol l'uno verso l'altro, come vedremo. Cosa ci avrebbe portato a pensarlo? Evidentemente che i soci di un negozio e di un'azienda sono abituati a prestarsi oggetti l'uno con l'altro. In questo caso il problema non si pone, perché il prestito di oggetti è diverso dal prestito di denaro, dicevamo, e quindi ha una filosofia diversa anche dal punto di vista della halakha e non rientra nella regola della remissione. Punto 9, questo è molto interessante. Se il creditore dice espressamente al debitore: non ti fisso una scadenza per la restituzione, come va interpretata questa frase? La halakha la interpreta in maniera molto interessante. Contrariamente a quello che probabilmente molti di noi sarebbero portati a pensare, il debito è comunque soggetto alla remissione, come se fosse scaduto immediatamente.
cioè al pari delle, di quello che abbiamo visto al paragrafo 4. Perché? Perché la frase va intesa nel senso di una pressione costante, sia pure gentile, nei confronti del debitore, il quale è preoccupato del fatto che il creditore potrebbe pretendere la restituzione da un momento all'altro. Se io dico a una persona non ti fisso una scadenza per la restituzione, la halakha dice significa che io vorrei indietro il debito subito. È un modo gentile per, diciamo così, per porre la questione all'interessato. E quindi, anche se letteralmente la frase potrebbe essere interpretata alla stregua di un debito non scaduto, in realtà è considerato come un debito già scaduto, in modo gentile per fargli pressioni. Pensate voi, sicuramente sarà capitato evidentemente a qualcuno di una situazione di questo genere, dice, non ti preoccupare, in realtà è una forma, viene considerato come una forma di pressione. Cosa dire di un deposito bancario? Un deposito bancario può essere soggetto a remissione per la sua componente di prestito, perché il deposito bancario ha entrambe, diciamo così, le nozioni. Il fatto di il deposito viene concepito in funzione soprattutto del padrone dell'oggetto, mentre il prestito il prestito ha anche una componente di investimento anche nei confronti della persona che lo riceve, in questo caso della banca, eccetera. Il deposito bancario ha componenti di entrambe le esigenze e quindi per la sua componente di prestito può essere sì soggetto alla norma della remissione, e quindi bisogna stare attenti, a meno che scada non prima di Rosh Hashanah. Se scade dopo Rosh Hashanah, abbiamo visto che qualsiasi prestito non è soggetto alla regola della remissione perché non è considerato scaduto. Però la materia qui, io quello che voglio cercare di comunicarvi è che la materia è abbastanza complessa e nessuno di noi può dire, seduto a questo tavolo, io sono al di fuori di questi problemi. E quindi dobbiamo metterci nell'ottica di attuare quelli che sono gli accorgimenti che la halakha prevede per il caso di un creditore che da un lato è vincolato alla regola della Torah della remissione, dall'altro non vuol vedersi perdere, insomma, le cifre di cui avrebbe diritto. Altro punto, prima di passare alle soluzioni: un debito contratto verso un ente di beneficenza non è soggetto a obbligo di remissione, è un debito contratto in un certo senso verso Kadosh Baruch Hu, ed è considerato alla stregua di un debito verso il Beit Din. E la regola della remissione vale soltanto, come vedremo, per i debiti contratti nei confronti dei privati e non dell'istituzione. Diverso è il caso se gli assistiti sono privati. Allora effettivamente la questione è differente. Il punto 12 è interessante. Sebbene si tratti di un obbligo positivo legato a un certo lasso di tempo, da cui avremmo pensato che le signore fossero esenti, in questo caso anche le donne sono soggette, perché la mitzvah non comporta un'azione. Ci sono diversi motivi che vengono addotti a proposito dell'esenzione delle signore dai precetti positivi legati a un certo lasso di tempo. Per esempio, in teoria le donne non avrebbero l'obbligo di ascoltare lo shofar il giorno di Rosh Hashanah, anche se il minhag che lo facciano, oppure di sedersi nella sukkah o di agitare l'ulav, anche se poi lo possono fare naturalmente, o per quello che riguarda tutti i giorni i tzitzit, i tefillin, che sono obblighi legati appunto ad un certo lasso di tempo. Una delle motivazioni che vengono date a questa è che le gentili signore hanno una tempistica loro per cui sono esenti da queste mitzvot che richiederebbero appunto il proprio tempo e richiederebbero di mettere da parte altre attività che per le signore sono considerate più importanti. Questo vale però soltanto nella misura in cui le mitzvot legate al tempo di cui
cui parliamo comportino un impegno attivo. In questo caso la mitzvah della remissione dei debiti non comporta un'azione, comporta semplicemente dire: io non ti richiedo più indietro i soldi che mi avresti dovuto, e quindi non c'è motivo di esentare il Signore da questa mitzvah, anche se è un obbligo positivo legato a un certo lasso di tempo, perché non comporta da parte loro evidentemente un esborso né di tempo né di energia. E quindi la regola che studieremo adesso vale non solo per gli uomini in pratica, ma anche per le signore. Erev Shel Shoshanim, abbiamo anche un intermezzo musicale, mi sembra interessante. Come ci si deve regolare? Come ci si deve regolare? Sebbene sia giunto Rosh Hashanah, è comunque mitzvah per il debitore offrire la restituzione. Abbiamo appena studiato che la mitzvah della Torah è di non, dal punto di vista del creditore, di non richiedere indietro un debito, un pagamento. Quanto al debitore, anche se Rosh Hashanah è trascorso, deve comunque offrirsi di restituire il debito. Al momento della remissione, però, il creditore è tenuto a dire: Mashmet ani, ti rimetto il debito. Non è facile, attenzione, non è detto che qui si parli di pochi centesimi di euro, possono essere debiti, abbiamo visto prima, decisamente più consistenti. Va bene? A questo punto si educa il debitore a rispondere: te lo rendo lo stesso in dono, e la controparte, cioè il creditore, non è più tenuta a respingerlo, perché non si tratta più di restituzione di un debito, ma si tratta giuridicamente di un dono. La Mishnah nel capitolo 10 del trattato Shevi'it, che si occupa delle regole dell'anno sabbatico, loda in effetti coloro che pagano il loro debito anche trascorso il settimo anno. Ma se invece questi preferiscono approfittare della remissione, nessuno può costringerli a saldare, con il risultato che potrebbero chiudersi le porte dinanzi a chi ha bisogno di un prestito. E questo la Torah evidentemente non lo vuole. Per quale motivo la Torah ha stabilito la regola come l'abbiamo studiata all'inizio? Ogni creditore rimetterà ciò che verrà prestato al suo prossimo e non costringerà al pagamento né il suo prossimo né il suo fratello, perché è stata proclamata la remissione per Hashem. Che cosa significa questo versetto del libro di Devarim? Significa, nello spirito della Torah, venire incontro ai bisognosi. Si parte dal presupposto che i prestiti si facciano per aiutare chi è in difficoltà. E sento la filosofia evidentemente è che se entro un certo numero di anni questa persona non ha saldato, si parte dal presupposto che siano tutti onesti e che non l'abbia fatto per impossibilità. E quindi a questo punto lo spirito della Torah è venire incontro ai bisognosi. Ogni società ha la sua storia. E la storia di una società, su questo argomento, potrebbe essere che questa regola possa sortire, se applicata alla lettera, a lungo andare l'effetto contrario. Se lo scopo è di aiutare i bisognosi, bisogna anche tener conto della controparte. La controparte sono persone abbienti relativamente, che però non hanno il piacere di mettersi nella condizione di non vedersi restituiti i propri soldi, soprattutto se una volta istituzionalizzato l'anno sabbatico, questo anno sabbatico si avvicina nel tempo. Di questo problema si avvide Hillel nel primo secolo avanti l'era volgare. Hillel penso che non abbia bisogno di, come si dice, di presentazioni. Egli si accorse
che man mano che si avvicinava il settimo anno, gli abbienti si astenevano dall'aiutare i poveri con prestiti, temendo che questi ultimi avrebbero dilazionato la restituzione fino al settimo anno in modo da farla scadere. C'è anche che evidentemente poteva approfittarsi della regola, e non era questo lo spirito della Torah, anche perché ad andarci di mezzo sono i bisognosi stessi. Se a un certo punto nessuno è più disponibile a dare loro dei soldi in prestito, Hillel si avvide che non solo la lettera ma lo spirito della Torah sarebbe disatteso completamente. E quindi a volte bisogna sacrificare la lettera, diciamo così, trovare il modo di accordarsi con la lettera, sia pure dando un'interpretazione diversa alla stessa, in maniera da salvare la sostanza, lo spirito della regola. E questa è una delle riprove a livello storico del fatto che, ad onta di quanto alcuni detrattori secolari dicono nei nostri confronti, noi non siamo poi così legati strettamente alla lettera della legge, ma alcuni nostri eminenti maestri effettivamente l'hanno saputo interpretare. Si rese conto Hillel che la legge, se fosse stata osservata alla lettera, si sarebbe ritorta contro gli stessi elementi più deboli che si prefiggeva di proteggere. Cosa fece Hillel? Avvalendosi di un dettaglio legale, adesso vedremo poi di cosa si tratta, istituì il prosbol, di cui abbiamo già accennato, un atto giuridico che assicurava i creditori contro la remissione. Bisognava trovare cioè il sistema per evitare la remissione di cui parla la Torah, nell'interesse delle stesse persone che la Torah si prefiggeva di difendere. Prosbol, trasmissione dei maestri della Gemara del Trattato di Tin, deriva verosimilmente dal greco prosbulen, che significa letteralmente trasferimento a vantaggio del tribunale. La bulè era il tribunale. Si tratta di un documento legale redatto dal creditore prima che cada la remissione, quindi la cosa va fatta entro la vigilia di Rosh Hashanah, va bene? Con il quale si delega il Bet Din a riscuotere il debito per conto nostro, per conto suo. In pratica, una volta firmato il prosbol e inviato al Bet Din, che avremmo scelto questo scopo, il debito è dovuto non più a noi ma al Bet Din, che si incarica a questo punto di riscuoterlo per al posto nostro anche una volta intervenuta la missione, cioè anche dopo la scena. Il principio che è alla base del prosbol si ricava dal verso 3 del capitolo 15 di Devarim: ma ciò che dovrai avere dal tuo fratello rimetterai, dice il versetto. Hillel interpretò questa frase nel senso che l'obbligo di remissione vale soltanto per i debiti fra privati, cioè dove è in gioco il tuo fratello, in senso lato ovviamente, ma comunque una persona fisica, una persona singola, ad esclusione di quelli contratti nei confronti del tribunale, che possono continuare a essere esatti. Questa è in sostanza la filosofia. Nella prima parte della mia lezione io vi ho spiegato... Privati vuol dire persone fisiche o anche persone giuridiche? Possono anche essere persone giuridiche, banca, però non l'istituzione centrale. Abbiamo parlato prima a proposito della banca, e abbiamo detto che esiste una componente di prestito che è soggetta alle regole della remissione anche in un conto in banca, per cui è necessario, non solo opportuno, redigere appunto il prosbol. Finanziamento per la banca, sì, dà come... Esatto. Non solo deposito. Sì, mi ha detto appunto che c'è questo, nei nostri rapporti con la banca c'è questo doppio aspetto. Cioè il prosbol vale solo per i debiti contratti in precedenza, attenzione, mentre non ha valore per i successivi. Cioè, se io stipulo un prosbol adesso, questo vale per i debiti o crediti che io ho già accumulato prima, ma non quelli che io contrarrò o che altri contrarranno con me più esattamente domani. Siamo in Elul. Sì, ecco, se stipulato nel mese di Elul, quindi in pratica, adesso lo vediamo, vale però anche per i crediti contratti nei giorni immediatamente successivi del mese, purché questi non scadano prima di Rosh Hashanah, come spiegato nel paragrafo 6, dove appunto accennavo al discorso dei 30 giorni.
si parte dal presupposto che, ove non diversamente specificato, un debito scada dopo 30 giorni e quindi certamente dopo Rosh Hashanah, e quindi non è più soggetto alla regola della remissione. Quindi se si fa un cosbol nel mese di Elul, ormai siamo già nel mese di Elul inoltrato, tutto questo problema non esiste e in pratica tutti i debiti possono, tutti i crediti possono ancora essere esatti anche dopo Rosh Hashanah. Chi sia creditore nei confronti di più persone può scrivere un solo shtar kosbol per tutti, non è necessario che lo faccia per ogni singolo credito che ha, evidentemente. In cosa consiste la procedura? La procedura più semplice consiste nell'avvalersi di due testimoni ai quali si chiede di sottoscrivere la dichiarazione seguente. In realtà ci sono due possibilità: o di farlo sottoscrivere ai testimoni, o di rivolgersi direttamente al Beddin, fare un Maaseh Beddin firmato dai tre giudici, ma per noi questa via è più complicata perché non siamo sede di Beddin, non abbiamo un Beddin a disposizione. Mentre la seconda soluzione, che è quella che qui propongo, di avvalersi di due testimoni, che possono essere chiunque di noi, perché siano testimoni validi secondo la Halakha naturalmente, ai quali si chiede semplicemente di sottoscrivere la dichiarazione seguente: dinanzi a noi testimoni sottoscritti si è presentato il Signore e ci ha comunicato: siatemi testimoni del fatto che io trasferisco ogni mio credito al Beddin di, e si indica naturalmente la città, affinché li possa riscuotere in qualsiasi momento lo desideri. I testimoni consegnano un panno al creditore in segno di acquisizione, si fa un kinyan sudar, come siamo abituati a fare la vigilia di Pesach per la vendita del chametz, sostanzialmente la stessa cosa. Il kinyan sudar stabilisce un trasferimento di proprietà, in questo caso si tratta di un trasferimento di proprietà, perché i testimoni acquisiscono a nome del Beddin i crediti di questo signore, li trasferiscono al Beddin in maniera tale che siano ancora discutibili, e in ogni caso il Kinyan Sudar, l'acquisizione attraverso il panno, sancisce qualsiasi accordo fra le parti nel diritto ebraico. Il testo firmato viene trasmesso al Beddin interessato. Secondo molte opinioni, esso vale anche se non corredato dalla documentazione relativa ai crediti effettivi da riscuotere. Quindi non c'è bisogno di allegare questa documentazione, è sufficiente da far firmare questa dichiarazione ai due testimoni, i quali poi si la inoltrano al Beddin. Adesso, punto 18 è quello che, diciamo, a me sta più a cuore, è una halakha del Ben Ishchai di Baghdad di questa settimana proprio, anche se la parasha di Kitavo viene prima di Rosh Hashanah, anche se ovviamente questa halakha si applica soltanto un anno ogni sette, il quale si pone il problema non solo dello spirito della legge, che penso abbiamo tutti quanti compreso, ma anche della lettera, cioè come salvare il dettato originario della Torah che prevede la remissione dei debiti. Tutto sommato il post-bol di fatto la stravolge, annulla una disposizione della Torah, sia pure inserendosi nello stesso interesse, nella stessa linea di spirito della Torah, però di fatto la stravolge. Guardate il suggerimento che dà: ci sono persone più rigorose con se stesse, scrive, le quali, dopo aver redatto lo shtar kosbol nel modo che vi ho spiegato, prestano ad altri una cifra simbolica per la quale il post-bol non vale, come abbiamo studiato, essendo il prestito posteriore. Non deve per forza essere una grande cifra. Offrono qualche cosa per cui magari una persona non particolarmente abbiente possa fare Rosh Hashanah come si deve. Va bene? A titolo di prestito. In generale, generally speaking, con una persona non abbiente che chiede dei soldi, secondo la Halakha, darglieli in prestito è meglio che darglieli in tzedakah. Perché, sono scritto nel mio articolo, perché il prestito gli offre una dignità maggiore, gli offro la possibilità di restituirmeli un giorno. È anche una forma di fiducia nei suoi confronti. Nei confronti anche della sua posizione. In questo caso io gli offro a titolo di prestito
me li restituirai dopo questo. Sarà un, come si dice, un senza dire niente, perché si può entrare in questione di carattere anarchico. Ti presto questi soldi, eccetera. Una volta trascorso lo Rosh Hashanah, quando il debitore si presenta a restituire, gli diranno: Mashmet ani, ti rimetto il debito, e non accetteranno la restituzione. In tal modo il debitore godrà di ciò che mangerà con quella somma, che deve essere simbolica, e i creditori perdono una somma simbolica, ma in compenso godono il premio spirituale di aver messo letteralmente in pratica la mitzvah della remissione dei debiti e di aver magari anche permesso ad una persona non abbiente di festeggiare almeno Rosh Hashanah quest'anno come si deve. Grazie a Dio, scrive il Ben Ishchai, a Dio benedetto, qui a Baghdad ho introdotto quest'uso, ho messo a disposizione gli shtarot stampa del Prosbol e una volta redatti ho istruito le persone a compiere la remissione su una cifra simbolica come sopra. Beato Israele che ama le mitzvot e le esegue con gioia. Quindi, la sostanza viene affidata al Prosbol, i crediti seri. Ma per fare la Shmitat Ksafim, secondo il dettato letterale della Torah, è sufficiente, dopo aver dato il Prosbol, aver dato una cifra simbolica in prestito a qualcuno, e poi quando viene restituita te la dice: no, io te la concedo. E se anche si fosse trattato del prestito di pani, l'obbligo della remissione, come abbiamo studiato al paragrafo 7, sussiste ancora, perché il cibo è come il denaro per i motivi che vi ho spiegato. È opportuno perciò, scrive il Ben Ishchai, ancora che ogni massai alla vigilia di Rosh Hashanah dia in prestito all'altra un pane o due, e quando dopo la festa la debitrice si offre di restituirgli, le dirà: ti rimetto il debito. Ecco che ha messo letteralmente in atto la mitzvah della remissione. Così hanno effettivamente fatto diverse donne qui a Baghdad, dopo che ho tenuto una derashah pubblica su questo argomento. Ashrechem Israel, beato Israele. E in questo modo si mette in atto la halakha secondo l'insegnamento della Torah e secondo l'insegnamento dei chachamim. Avevo qui una penna. Grazie a Rabbi Porto, che si è messo in contatto prontamente col Tzin di Roma, abbiamo elaborato uno Shtar Prosbol che è qui a disposizione di tutti quelli che ormai siamo nel mese di Elul, allora ci saranno, mancano più tanti giorni, nei prossimi giorni ci sarà il rush, per cui avremo tante cose a cui pensare. Fin da questo momento io sono disposto a fare da Ed, naturalmente ho bisogno di un altro Ed che firmi, che sia disposto a firmare con me, e come si dice, chi ha bisogno Siamo a disposizione, non comporta nessun esborso di denaro, semplicemente nessuna documentazione, quindi abbiamo studiato che la privacy è totalmente tutelata. Ci sono i nomi del debitore e del creditore? Ci sono i nomi del creditore soltanto. I nomi del creditore, allora il testo dice così, il testo l'abbiamo redatto secondo un'opinione un pochino più restrittiva che richiede anche di eseguire questa transazione su qualche cosa di materiale effettivamente esistente. Al Gabei Karka, secondo il diritto ebraico, si deve fare riferimento ad un terreno. Il testo dice così: davanti a noi testimoni sottoscritti si è presentato tal dei tali e ci ha dichiarato: acquistato da me in forma completa con un oggetto adatto all'acquisto, il fatto che io consegno per mezzo vostro una quantità qualsiasi di terreno di mia proprietà ad ognuno dei miei debitori che non possiedono terreno, per scrivere sulla sua base il Prosbol. Questa, diciamo, è una clausola in più. E abbiamo fatto l'acquisto completo e valido con un oggetto adatto all'acquisto dalla persona suddetta. E così ci ha dichiarato: siatemi testimoni che io consegno ogni debito che devo riscuotere dal Tribunale Rabbinico di Roma, composto da Rav Shemuel Di Segni, Rav Gad Eldad e Rav Abraham Finaro, in modo che possa riscuoterlo quando lo desidero, esattamente come abbiamo studiato qui. E a conferma del vero, abbiamo scritto i nostri nomi qui nella città di Torino,
il giorno tale del mese di Elul 5775 ed è tutto valido, chiaro e a posto. Questo semplicemente.